la fila non si scioglie ma rimane qua, che sennò c'è l'obelisco. In fila qui qua in fila. Buongiorno a tutti e grazie ai militanti che hanno in questi mesi raccolto gli autenticatori, 65.100, dov'è Matteo Mainardi? 66.200 firme sulla proposta di legge per l'eutanasia legale. Grazie. Tra esattamente un'ora andremo a consegnare le firme alla Camera dei Deputati, ancora non sappiamo se le potremo consegnare direttamente alla Presidentessa della Camera Boldrini, ci auguriamo di sì, riteniamo che sarebbe un atto di omaggio e di rispetto per un'impresa che non è un'impresa semplice. Sappiamo anche che ce n'è in corso un'altra, numericamente 10 per 12 volte più imponente, che è quella sulla raccolta delle firme sui 12 referendum radicali. Molti compagni che avrebbero voluto essere qui oggi sono impegnati nelle operazioni di raccolta, di riordino delle firme, e anche a loro e quindi a noi stessi un saluto e un ringraziamento per questo. È quello di stamattina un microfono aperto a tutti coloro che vorranno prendere la parola e intervenire, innanzitutto le organizzazioni che insieme all'Associazione Luca Coscioni, dalla quale è partita questa iniziativa, naturalmente qui ci sono, nomi che vedete, che conoscete, che interverranno spero tutti questa mattina. Ci sono i rappresentanti di Radicali Italiani, naturalmente dell'UAR, della Unione Atei Agnostici Razionalisti, che hanno dato una grossa mano, i rappresentanti dell'associazione Exit Italia per la legalizzazione dell'eutanasia e l'associazione Amici di Eleonora, più altri gruppi, credo Certi Diritti, altri che comunque Radicali Roma e organizzazioni anche a livello locale, coloro che sono riusciti a venire, più coloro che hanno dato una mano come dalla Calabria, autenticatori che hanno raccolto, autenticato numeri importantissimi di firme. Io prima di dare la parola, credo a Gianfranco che interverrà all'inizio, voglio soltanto dire, c'è qui Mina Welby con un braccio rotto in battaglia, e Mina è la militante di questa campagna referendaria, la militante che ha surclassato chiunque per chilometri macinati, per numero di ore ai tavoli e per dedizione a questa iniziativa. Allora io spero, nell'avviare questa sorta di cerimonia laica di consegna, di poter dire che almeno in parte, quando Pier Giorgio Welby, ormai oltre 10 anni fa, una dozzina di anni fa credo, avesse dato la sveglia, quel suo primo intervento nel forum, diceva: radicali, sveglia sull'eutanasia, sveglia, con tantissime A. Io credo che almeno per un poco abbiamo dimostrato
di esserci svegliati e di avere svegliato qualcosa nelle coscienze dei cittadini. Innanzitutto Pier Giorgio ci è riuscito perché, come tutti i sondaggi dicono, è stato durante quei 3 mesi di sua battaglia per ottenere legalmente quello che all'inizio chiedeva come un atto quasi privato e quasi di disperazione di poter mettere fine alla propria sofferenza, quello che con Mina, con Pier Giorgio, con Mario Riccio, con gli altri abbiamo ottenuto legalmente in quelle settimane. I sondaggi registrano che si è prodotto il maggiore aumento di consensi dei cittadini italiani per l'eutanasia legale contro l'eutanasia clandestina. Perché? Perché la gente era già pronta nel proprio vissuto, perché conosceva le situazioni di disperazione, di dolore che privatamente ciascuno aveva provato per i propri cari, per i propri amici, per i propri familiari. Grazie a Piero Welby quelle situazioni divenivano fatto politico, perché erano entrati nella consapevolezza comune dei cittadini italiani. E oggi, se non ci fosse stata quella lotta di Piero Welby, non avremmo dei sondaggi che dicono, come quello del Gazzettino nel Nord-Est, che nel Nord-Est d'Italia oltre il 70% degli elettori della Lega Nord sono favorevoli alla regolamentazione dell'eutanasia, oltre il 70% dei praticanti saltuari della messa sono favorevoli all'eutanasia legale, più del 60% dei cittadini italiani. Allora queste firme, che sono 66.200, sono tantissime e sono pochissime, sono tantissime per la condizione di assoluta non conoscenza che è stata proposta dai mezzi di comunicazione di massa, non un solo dibattito televisivo sul tema. Aspetteranno la prossima urgenza individuale, il prossimo caso che farà scandalo per discuterne. Sono tantissime queste firme nelle condizioni di burocratizzazione e di difficoltà nella quale ancora oggi si è costretti a raccogliere firme con certificati elettorali che bisogna farsi mandare per posta, gli autenticatori, tutte le cose che sappiamo e che sapete. Allora questo non è che il primo passo, perché nessuno di noi si fa l'illusione che domani mattina il Parlamento italiano metterà in discussione questa proposta. Questa proposta sarà messa in discussione soltanto se la mobilitazione che si è prodotta finora continuerà e si moltiplicherà. Io voglio anche ringraziare le persone che sono diventate molto di più, che ci contattano in questi giorni e che ci hanno contattato in questi mesi, perché hanno saputo di questa campagna attraverso internet, attraverso i video, e chiedono una cosa semplice: chiedono informazioni per la propria eutanasia all'estero. Lui è un sovrano assoluto, ma pensate che in 48 ore ha abolito l'ergastolo, ma attenzione, ha inserito nella legislazione, nei codici dello Stato suo e, devo dire, in fondo della Chiesa, anche un'altra storia: la tortura come reato. Da questa parte del Tevere io avevo chiesto 20 anni fa che negli ex stati pontifici e non nel Stato città del Vaticano, che Stato è, eppure all'ONU e via dicendo, venisse invece riconosciuta la possibilità della doppia nazionalità per i cittadini discendenti degli stati pontifici, visto, parliamoci chiaro, che non ci sta paesotto le montagne sopra, sì, che non ci sia
il piccolo Duomo, la chiesa, ed è un grande patrimonio artistico che si stanno fottendo, la Sinfonia e pure quella. Io sono un bellissimo San Nicola che mi hanno trasmesso i miei genitori, i miei discendenti se lo saranno comprato il San Nicola, appunto per le piccole pratiche di massa simmoniache. Sapete che San Nicola è santo dall'Adriatico, noi siamo Gran Sasso e Adriatico e quindi a casa c'ho San Nicola, ma appunto è un modo un po' sospetto. Ma è vero che fino alla Romagna, beh, poi magari nel frattempo Berlusconi ha firmato il referendum, i 12 referendum radicali, è matto, non ci sono più polizie da fare coi trotskisti perché li hanno ammazzati, li hanno fatti fuori, ma ci sono i radicali e i 12 referendum e loro sono contro il referendum. Perfino quel fascinoso sindaco di Firenze ieri ha sparata proprio grossa senza rendersi conto che era un erede. Lui ha detto io mi sarei, ma pare che lo eleggono presidente del mondo, presidente, beh certo, avendo scontro con Pierluigi quello, la più bella, la più buona costituzione del mondo, voglio ancora mangiarla, è tutto, è un mondo. Quindi dire il culo, beh, ma nessuno lo dice, ma perché cosa vuol dire il culo alla balena? Pensate, quello che ho detto è una lunga caricatura delle arti marziali, si crea la posizione del lupo è da una parte, di te dall'altra, e l'arte marziale, il duello, come risponde, ci ha imposta la morte dell'uno e dell'altro. Mentre nella non violenza, in culo alla balena, che si dice? C'è un po' da Pinocchio oppure qualcosa del genere. Se stai in culo alla balena, dentro, nuoti dentro, poi nuoti, ma la balena, poi magari ti viene spontaneo, dall'interno gli attrezzi, gli titilli anche la parte interna del culetto, figli con tante allegre e da colorati, no? È bello, poi tutte volte anche i ricchi popolari delle volte sbagliano, perché loro fanno gli spiritosi, il culo alla balena, a condizione che lo scureggi, cretini. È profetica, visto che la nostra aria fuori dal culo alla balena forse è più affettata quella di fuori. Quindi è vero che purché non scureggia, che si scureggia ti tocca respirare l'aria di adesso. Ma comunque è un fatto liberatorio. Quindi vietato, noi siamo antiproibizionisti. Volevo dire Papa Francesco che è andato a leggere, poverino, perché in un momento a letto mi deve parlare come doveva, gli hanno fatto ripetere la stronzata, da riderci se non da piangerci, che hanno fatto leggere al penultimo discorso di Papa Ratzinger, Dio la benedica, con quello che ha fatto. L'idea era un po' sbagliata, ma poi ha dimostrato che poteva avere fantasia per produrre la religiosità di Papa Francesco e non una che in fondo significa collaborare con la polizia di Stato che andava ad Arcore, ma qui a fare magari a misurare di quanto fede, segno,
avevano i quanti centimetri che avevano fatto la penetrazione della risposta. Mentre la strada mi capisce, io la capisco e capisco pure lui. Io oggi ho potuto mettermi i jeans di Matteo per poi la televisione di 70 kg, e a casa ho trovato anche una giacca che ti devo forse andare a casa invece di qualche anno, quindi vedete il capire che tutto quanto vedete. Sono credo cresciuto da ieri perché ho bevuto di 2 kg. Questo brutto che a stanotte a mezzanotte mi ha fatto pure il cappuccino e anche il petto di dolore di 10, ma il cappuccino come diciamo i capricci che non fosse 130 calorie, anche il capomero per la cattina che lo fanno il Simona Gallo e Marco Cappato che ci spiegheranno se e quando, in caso ci dovesse essere questo incontro, questo avverrà con la Presidente della Camera. Quando abbiamo iniziato abbiamo fatto una piccola ricerca di quello che era lo stato della riforma scuola e sui dati che sono stati presentati. Secondo dati di un rapporto, lo 0,3% di informazione nell'anno precedente era stata dedicata a queste tematiche. Come potete vedere, sono stati ovviamente irrisori, nessun dibattito, nessun modo di giornale, a fronte a quello che secondo il 78% degli italiani è un tema molto importante. Il dibattito sulla questione del fine vita è sempre lasciato in pasto alle emozioni, ai contrasti, alle idee forti, agli scontri che in questi palazzi ci sono stati negli anni passati, sulla scena del caso Claudio, del caso Guerra. Ma occorrerebbe invece un'informazione più corretta, più scientifica. Quello che noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare è stato proprio partire dai dati scientifici, dagli studi scientifici pubblicati sulle riviste accreditate e vedere qual è la reale situazione, che attesta come in Italia l'eutanasia esiste già, non è legale ma esiste, fino ed è stimato fino al 3% dei casi di fine vita, delle morti sono date da eutanasia, sedazione terminale. L'Italia è il 16° paese in Europa per cure palliative. Quello che abbiamo fatto è stato andare negli hospice, andare a incontrare le persone che hanno accompagnato un familiare nelle decisioni difficili, come quella del suicidio assistito, pensate, è consentito in Svizzera. 100 italiani l'anno scorso sono arrivati in Svizzera a fare il suicidio assistito, che è una cosa che costa anche 8-10.000 euro, una cosa molto... Oggi chiedo a Filomena Gallo di raggiungermi. Abbiamo appena depositato le 66.402 firme agli uffici della Camera dei Deputati. Non abbiamo avuto una possibilità di depositare le firme a un rappresentante istituzionale, alla Presidente della Camera o a vicepresidenti. Ci auguriamo che si vorrà rimediare presto a questo, che può essere anche inteso come un segnale di disattenzione. Credo che ci confermi anche questo segnale come la partita difficile inizia ora. L'ho detto prima, lo ripeto, è piena la storia parlamentare di proposte di legge. L'iniziativa popolare lasciate marcire negli archivi del Parlamento, noi non dovremo consentire che la stessa cosa sia fatta con la proposta di legge, l'iniziativa popolare per l'eutanasia legale. Una raccolta firme che continua, appuntamento per tutti, il luogo per proseguire questa iniziativa, www.eutanasialegale.it. Filomena Gallo.
una forma di delusione sicuramente va espressa in questo momento, perché 66.402 persone hanno sottoscritto questa proposta di legge di iniziativa popolare e noi oggi abbiamo depositato 20 plichi lì negli uffici della Camera dei Deputati, e le istituzioni in risposta a questi cittadini ci hanno promesso che probabilmente ci incontreranno appena ci sarà spazio nelle loro agende. Io mi auguro che ciò possa avvenire presto. Certo, il nostro lavoro non finisce qui. Marco appena lanciato l'invito a firmare ulteriormente sul sito eutanasialegale.it. L'impegno ora deve continuare affinché questa proposta di legge di iniziativa popolare venga calendarizzata. Quei parlamentari che l'hanno scritta, i parlamentari che la condividono, dovranno svincolarsi da quelle logiche di partito e dare risposte a questi cittadini e a quanti ancora proprio qui in queste ore, in questa piazza, si sono avvicinati chiedendomi: ma no, noi vorremmo ancora firmare. Quindi la volontà di voler essere liberi e di poter decidere per se stessi. Io voglio ringraziare tutti coloro che sul territorio italiano ci hanno aiutato, tutte le associazioni. Voglio ringraziare Matteo Mainardi che ha coordinato questa campagna tecnicamente. Voglio ringraziare Elena Rampello, Valentina Angela Stella, Eleonora Conti, Pietro Migliorati, Mihai Romanic. Scusami, io non riesco mai a pronunciare bene il tuo cognome, Rocco Berardo. E probabilmente avrò dimenticato qualcuno, chiedo scusa per averlo fatto, ma l'emozione di questo momento, insomma, supera la possibilità di essere anche più precisi. Intanto grazie, veramente grazie a tutti, e continuate con noi in questo lavoro preziosissimo.